concedimus eis montem super civitate mundique, cum suis appenditis, ad edificandam, novam civitatem, quam et informare, et reformare suo eis liceat arbitrio. Con queste parole, il 20 ottobre 1189, Papa Clemente III consente al vescovo Eugubino Bentivoglio di trasferire le reliquie dei santi dall'antica alla nuova città e il 5 giugno 1191 l'imperatore Enrico VI concede alla comunità eugubina di edificare la nuova città sulle pendici del monte. Lasciata la pianura dov'era situata l'urbe romana, la città alto-medioevale si insedia sulle pendici del monte dove è più facile difendersi, sfruttando l'orografia del terreno. Il nucleo, fondato nel XII secolo, costituisce la parte superiore del centro storico della città, quella parte situata al di sopra del primo ostacolo che si contrapponeva al tenue declivio di raccordo con la pianura. Vale a dire quello che gli Eugubini in seguito chiameranno Fosso o Montarone, oggi rappresentato dalle vie ripide e anguste. Tale dislivello si attenua fino a scomparire alle estremità est ed ovest del terrazzamento naturale ed è qui che vengono presidiati i punti di accesso alla nuova città con le porte urbiche. Di queste è rimasta quella est, oggi denominata di San Marziale, posta nelle vicinanze della chiesa e Porta Munaldi. Ancora oggi, osservando le schiere di edifici alla sommità del fosso, ci possiamo rendere conto dello sbarramento invalicabile che una semplice schiera di case e torri poteva rappresentare per chiunque tentasse di assediare, dalla pianura, il nucleo fortificato dell'Agubbio del XII secolo. Il potere civile e quello religioso si fronteggiavano al centro di questo sistema. Là dove un tempo sorgeva il centro longobardo, veniva eretta la cattedrale, a chiusura del lato est della primitiva Platea Communis. Su questa si affacciava il Palatium, con sala ipostila, che ispirerà la futura fabbrica del Palazzo del Podestà, oggi comunale. Quest'ultimo, nel XV secolo, verrà inglobato nel Palazzo Ducale, residenza feltresca, e la piazza trasformata nel suo cortile. L'architetto senese Francesco Di Giorgio Martini è l'artefice del progetto, che vede, tra l'altro, la trasformazione di una torre, limitrofa al palazzo originario, in una conserva d'acqua utile alla corte e alla città. Nei primi anni del secolo XIII si assiste in Europa ad un costante aumento demografico ed è in questo periodo che in Italia, con l'urbanesimo, si rafforza il municipalismo attraverso la definizione e l'adozione di ordinamenti statutari indispensabili per il governo della città comune. In questo periodo il libero comune di Agobbio era retto da un governo popolare e il controllo del vasto territorio era assicurato da 140,
tra castelli, palazzi fortificati e fortilizi. Tra questi vanno ricordati il castello di Valli Ingegno, che il poverello di Assisi incontrò lungo il suo cammino verso Gubbio, e quello di Petroia, dove nacque nel 1422 Federico da Montefeltro. L'urbanesimo determinò l'ampliamento della cinta muraria, conclusa nei primi anni del XIV secolo, e che sappiamo munita di ben 13 porte. L'espansione interessò la parte a valle del nucleo urbano, con la rioccupazione di zone esterne al circuito difensivo e la creazione di nuove aree edificate soprattutto a sud-est, ove allora si estendevano le proprietà dell'abbazia di San Pietro. Questo fenomeno di espansione determinò il raggiungimento di una nuova forma urbana, sottolineata ai margini del nuovo abitato dagli insediamenti degli ordini mendicanti dei Francescani, degli Agostiniani e dei Domenicani. La città, alla fine del secolo XIII, era caratterizzata da una parte alta, cioè al di sopra del fosso, e una bassa, che si estendeva nella parte pianeggiante, e dalla suddivisione amministrativa in vici. In un secondo momento passò alla suddivisione in quartieri: San Martino, San Giuliano, Sant'Andrea e San Pietro. È all'incirca nella parte mediana di questo impianto che gli Eugubini, durante la prima metà del 300, progettarono e realizzarono la meraviglia del nuovo complesso, costituito dai palazzi pubblici e dalla Piazza Grande. L'esigenza era infatti quella di provvedere alla creazione di un nuovo centro politico-amministrativo che tenesse conto della forma urbana assunta dalla città nel corso del 200. Posizionato in modo che fosse tangente a tutti i quartieri e che rappresentasse il superamento della divisione tra zona alta e zona bassa. Lo scopo era quello di raccordare la città vecchia alla nuova e sancire di fatto l'unione dei ceti maggiori con quelli popolari. Così i nuovi palazzi comunali scavalcarono il fosso e la piazza tra loro interposta è lì non soltanto per dare respiro al complesso, ma a rappresentare con la sua vastità l'indiscutibile importanza della collettività nel sistema amministrativo e nell'impianto urbano. Piazza Grande è quindi rappresentazione della collettività e dell'adunanza popolare. Ciascun quartiere avrebbe dovuto avere una propria ed esclusiva via di accesso alla piazza. Di tale impianto rimangono, agli angoli della piazza, la via proveniente dal quartiere di San Giuliano, via dei Consoli. La via proveniente dal quartiere di Sant'Andrea, via 20 Settembre. Parte della rampa che avrebbe dovuto raggiungere via Baldassini per il quartiere di San Martino e alcune tracce lungo la parete sud del Palazzo del Podestà, di quella che avrebbe dovuto essere la rampa di accesso del quartiere di San Pietro. Nel palazzo dove ci troviamo, il Palazzo del Popolo, o comunemente denominato dei Consoli, vivevano coloro a cui era affidato il compito della gestione del potere amministrativo, i Consoli. Essi venivano eletti dal Consiglio Generale del Popolo, composto da 388 persone, riunito al suono del campanone nella sala dell'Arengo. Otto consoli, due per ciascun quartiere. Questi, durante il loro mandato, che durava due mesi,
Per garantire la loro incorruttibilità, vivevano reclusi nel palazzo e non potevano incontrare nessuno, tanto che i percorsi e i passaggi che si incontrano sono stati congegnati in maniera tale che questo venga rispettato. Che poi l'azione amministrativa non dovesse essere svolta da funzionari che potevano avere conflitti di interesse, veniva garantita da una norma dello statuto del XIV secolo, la quale stabiliva che questi dovessero provenire da comuni distanti da Gubbio più di 40 miglia. Il comune a questi doveva trovare un alloggio e il luogo dove praticare il loro ufficio, e anche questo era previsto nel complesso monumentale della città.